all'interno dello studio RLC in serie in presenza di un generatore di forze elettromotrici, quindi un generatore in alternata. E abbiamo visto delle cose abbastanza interessanti, una sorta di riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo cercato di trovare una proporzionalità strana di proporzionalità diretta tra il potenziale e la corrente. E poiché scrivendo in questo modo questi tre numeri, però matematicamente non sono dei numeri reali, ma dei numeri complessi, e adesso subito ve lo spiego, abbiamo visto che mentre per la resistenza tra V e I c'è un'effettiva proporzionalità diretta, quindi non ho bisogno di utilizzare i numeri complessi, visto che VC e VL sono sfasati rispetto alla corrente, il coefficiente di proporzionalità non può essere un numero reale, ma diventa un numero complesso, perché introdurre numeri complessi permette di creare degli sfasamenti tra le quantità, e quindi il numero complesso è ad hoc per questa cosa. E abbiamo visto quindi che l'impedenza della resistenza vale R, l'impedenza dell'induttanza vale omega L, quindi tra l'altro dipende dalla pulsazione del generatore, la risposta, ma l'impedenza di L porta ad un ritardo della corrente di 90 gradi, di un quarto di periodo, rispetto al suo potenziale VL, mentre la capacità porta ad un anticipo della corrente di 90 gradi. Okay? Quindi questa proporzionalità diretta vale se questi tre numeri sono numeri complessi. Noi diciamo, cerchiamo di non utilizzare i numeri complessi, ma cerchiamo di farli in modo semplice, ma vi devo far capire il perché bisogna utilizzare una notazione comunque complessa, o comunque adesso vediamo in un altro modo. Per farvelo capire, io con GeoGebra adesso vi mostro, perché bisogna arrivarci a step, una funzione sinusoidale. Ok? Ecco, questa funzione è 5 seno di 4t. Adesso vi introduco una funzione g che ha l'unica colpa di essere sfasata, vedete, è uguale a f, ma è sfasata di 2 terzi pi greco, cioè di 120 gradi, e come possiamo vedere, la blu risulta in anticipo di 120 gradi, vedete, perché prima c'è questo massimo e poi in ritardo c'è il verde, ok? Quindi attenzione, già una cosa che è molto importante. Già una scrittura del genere vuol dire, sostanzialmente quando quest'angolo è positivo, che generiamo una sostanza, sì, una quantità, che è in anticipo. Sempre qui, anticipo positivo. Ok? Quindi ci sono tanti modi per ricordarselo. E adesso io vi chiedo, ed è qui tutta la fregatura, ma se io devo, ad esempio, fare la somma di F e di G. Ok? Cioè devo sommare due quantità oscillanti che hanno ampiezza 5, sfasate di 120 gradi. Cioè sto facendo, se queste fossero due onde, una interferenza. Ok? È legato al concetto di interferenza. Ovviamente qui ho, quindi immaginate di avere, non lo so, ad esempio, due quantità che nel tempo sono sfasate di 120 gradi e che si incontrano in un certo tempo, ad esempio nel tempo 0,5, nello stesso punto, come se avessi due onde. Ecco, non è banale capire, perché dipende dalle formule, se non sbaglio, di Prosta-Fersi, capire come si fa la somma di queste due cose. A nessuno verranno chieste le formule di Prosta-Fersi, ma con GeoGebra vi mostro F più G quanto fa. Vedete che su GeoGebra è proprio scritto F più G. Allora, è molto strano, ragazzi, che una cosa ampia 5 più una cosa ampia 5 crei una cosa
ampia 5, giusto? Perché magari noi pensavamo che 5 più 5 facesse 10, perché noi abbiamo una visione delle cose corpuscolare, non ondulatoria. Questo è molto collegato alle onde. Ecco, è una magia che sostanzialmente una cosa ampia 5 più una cosa ampia 5 sia una cosa ancora ampia 5? No, perché le due onde sono sfasate. Ovviamente se fossero in fase, con le onde avrei generato quella che si chiama interferenza costruttiva e allora avrei una cosa ampia 10. Ma qui le due onde, o meglio, le due quantità sono sfasate di 120 gradi. Allora, qual è il collegamento? Cioè, come si può vedere questa cosa in un altro modo? Ve lo mostro subito. Cioè, dobbiamo andare a digerire una cosa che però ci illumina. Allora, prendiamo la prima quantità, che è quella verde. Quella verde, se ci guardate, ha ampiezza 5, ok? E fase nulla, perché è 4t più 0. Quindi, dobbiamo andare a digerire un fatto che poi ci risulterà centrale. Andiamo a disegnare quello che si chiama piano di Gauss. E dobbiamo andare a disegnare una quantità che è ampia 5 e come fase a 0. Allora, se qui andiamo a disegnare gli angoli, è logico, ragazzi, che una cosa che è ampia 5 e che ha angolo nullo, ovviamente, ed è la quantità, perché non voglio sbagliarmi con i colori, ed è la quantità verde, possa essere espressa così. Dove questo è la lunghezza e l'angolo è 0. Bene, perché da qui si parte 0, poi 45 gradi, 90, un po' come sulla circonferenza goniometrica. Poi, questa è come, ragazzi, se fosse la prima quantità oscillante. Vedete che è rappresentabile solo da due numeri, 5 e 0. Bene, vi dico subito che quindi questa quantità, cioè 5 seno di 4t più 0, può essere solamente espressa così, come un fasore, attenzione ai nomi, ma è molto, cioè, è molto facile, come qualcosa di ampiezza 5 e di fase 0 radianti. Ok? Quindi è come se io di questo punto dicessi le sue coordinate polari. Cioè la distanza dall'origine è 5, e quindi è il modulo, e l'angolo è 0. Okay? Andiamo a prendere l'altro angolo così ci capiamo. L'altra quantità oscillante, attenzione, che è quella blu, vedete, ha come ampiezza 5 e come angolo 120 gradi. Quindi ragazzi, ho disegnato la circonferenza di raggio 5, ok? Così tutti i punti che hanno questo modulo 5 stanno su questa circonferenza. Andiamo a vedere qual è la seconda parte oscillante. La seconda parte oscillante ha sempre modulo 5, quindi è un punto che sta sulla circonferenza, sulla stessa di prima, ma è sfasato di 120 gradi. Quindi in questa visione qui, che sembra una visione molto strana ma vi illuminerà, bisogna andare a prendere sostanzialmente un angolo di 120 gradi e ottenere un punto, okay, che è sempre ad una distanza di 5 dall'origine, ma che si trova facendo un angolo di 120 gradi rispetto all'asse delle x. Okay? Questo angolo è 120 gradi. Quindi questo punto qui sarà rappresentabile con una sorta di raggio di modulo 5. E una fase, questo non è un minore, perché la linea orizzontale è, per definire le fasi, 2 terzi pi greco. Ok? Quella quantità è, visto che la fase è positiva, in anticipo, e via. E io voglio costruire, mi chiedo, quanto fa f più g? Bene, per costruire f più g, senza utilizzare le formule di Prostaferesi, bla bla bla, sapete cosa si fa? Per fare f più g basta fare la somma vettoriale tra questo vettore e questo vettore. Questa è la magia.
Cioè, sommare due cose che hanno ovviamente lo stesso omega, perché io qui, omega ragazzi, quanto fa? Fa 4, nessuno lo sta dicendo, però è lo stesso, altrimenti tutta questa magia non succede, quindi omega deve essere lo stesso, ma nei conti dei fasori non entra, ok? Perché c'è il modulo e la fase. Ecco, per generare il rosso, io non faccio le forme di Porta-Ferris, perché sono difficili. Passo in una visione fasoriale, dove le fasi qui sono per il verde 0 e 2 terzi pi greco, faccio invece della somma di due seni sfasati una somma vettoriale tra questi due vettori, che tutti sanno fare, perché faccio la regola del parallelogramma, e guardate cosa diavolo ottengo. Se faccio la somma vettoriale, ottengo un vettore che è sempre ampio 5 e che come fase, se uno lo fa bene, ha esattamente, cioè quest'angolo qui, ha esattamente 60 gradi. E infatti, se volo dall'altra parte, se vado a vedere cosa ottengo, questo concettualmente, ragazzi, cosa vuol dire? Che ottengo 5 seno di omega t. Omega è sempre lo stesso, più pi greco terzi, ok? Vedete la visione fasoriale che stiamo bypassando, ok, il calcolo, diciamo, seno più seno, ma guardate la magia. Andiamo a fare F più G. Allora, questo angolo, scusate, questa cosa oscillante, vedete, come massimo a 5. E questo 5 è rappresentato da che cosa? Da questo 5, ok? Dalla sua ampiezza. E qual è l'angolo? L'angolo è di 60 gradi rispetto al verde, ok? Quindi andremo a vedere che, visto che questo è pi greco terzi e questo è 0, sostanzialmente vuol dire che questa cosa qui, oscillante, è in anticipo del verde rispetto di 60 gradi, mentre il rosso è in ritardo rispetto al blu di altri 60 gradi, perché lui è più in anticipo di tutti, okay? Perché lui è più in là rispetto a 0, quindi molto in anticipo di 120, in anticipo di 60, in anticipo di 0 rispetto a se stesso. Quindi andiamo a vedere se effettivamente il rosso sta tra il verde ed il blu. Boh, andiamo a vedere. Dovete solo capire questa cosa, ragazzi. Il rosso sta tra il verde ed il blu e, in effetti, il rosso è in anticipo rispetto al verde ed è in ritardo rispetto al blu. È così, ragazzi, che si fanno le somme tra cose oscillanti. Si fanno con una notazione molto vicina a quella vettoriale. Se non ci credete, ne ho creata un'altra per capire come si lavora. Ok, se noi abbiamo questa, a cui aggiungiamo invece una cosa sfasata di 90 gradi, ok, concettualmente avremo due punti, che poi vengono chiamati due fasori, messi come? Se io ho la prima, come si chiama? La verde è 5 seno di 4t, quindi è 5 fase 0. Ed è di colore verde. Quindi vado a fare un 5 fase 0, che quindi è questo. Poi vado a fare un, penso, 5 fase 90, perché guardate, sì, l'arancione è 5, se vedete omega t non la tocco, fase 90, quindi 90 gradi. L'arancione è di 90 gradi, sarà arancio, vabbè, la faccio rosso perché non ce l'ho, però è qui. 5 fase pi greco mezzi. Come vedete è in anticipo, ok? È in anticipo di 90 gradi, si può anche vedere, io salto sempre tra GeoGebra di qua, ma si vede che la rossa è in anticipo di 90 gradi nella visione oscillatoria. Ecco, se io faccio la somma, cosa ottengo?
Visto che le forme di Pastafiore sono difficili, andiamo nel mondo vettoriale. Facciamo, ragazzi, la somma vettoriale tra questo vettore e questo vettore. Cosa otteniamo? Regola del parallelogramma. Andiamo ad ottenere una cosa di colore blu, che adesso però non ha più modulo 5, perché è la diagonale di un quadrato, sarà. Quindi andiamo ad ottenere un punto che è un fasore che ha come modulo intensità non 5, ma 5 radice di 2 e come fase, vedete, ha 45, quindi pi greco quarti. Cosa significa? Che otterrò una cosa fatta così, 5 radice di 2 per il seno di 4t più pi greco quarti, ok? Questa cosa vuol dire questo. E quindi otterrò, immagino, una funzione più alta, con un picco più alto, 5 radici di 2, praticamente cosa fa, ragazzi? Se faccio 5 per la radice di 2, beh, vediamo cosa otteniamo, più o meno 7, 8, vedremo, sfasata di pi greco quarti rispetto alla verde, quindi otterremo una blu che è in anticipo di pi greco quarti rispetto alla verde e in ritardo di pi greco quarti rispetto alla rossa. Comunque la blu tra la verde e la rossa è alta di più. Andiamo a vedere. Facciamo vedere, ragazzi, la somma perché è una magia questa cosa. Ta-da! Vedete che vedete che il picco massimo, che è questo qui, andiamo a vedere quanto è alto, ha come altezza è circa 7,07 e infatti se voi fate 5 per la radice di 2 fa circa 7,07 e se guardate lo sfasamento è esattamente in mezzo tra due onde sfasate di 90, quindi A, il blu, è in anticipo rispetto alla verde ed è in ritardo rispetto all'arancione della stessa quantità che è 45 gradi, pi greco quarti. Quindi noi stiamo bypassando la somma di seni e comunque di seni in questo caso, tutti con la stessa omega, andando a fare le somme vettoriali. Ragazzi, questo è il modo in cui si lavora con i numeri complessi. Cioè la bellezza dei numeri complessi serve appunto per non fare operazioni tra cose sinusoidali, ma tra fare operazioni vettoriali. Ok? E quindi questa vi ho già mostrato un'applicazione di numeri complessi senza avervi detto niente sui numeri complessi.